18 e 19 minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora, la battuta insomma, potrebbe essere per l'Inter, inizia l'anno del dragone. Io non tifo Inter, è noto quello che tifo, quindi ormai non sono neanche più in conflitto di interessi perché il Verona è andato in B. Ma insomma, l'Inter ha un proprietario cinese, 270 milioni di euro, il Sunning Holdings Group ha acquisito il 68,5% dell'Inter in questo modo. Eric Toir resta un 31% e la carica di presidente per ora. Moratti ha ceduto anche l'ultima parte della quota, esce definitivamente dall'Inter dopo 21 anni, ha ceduto il 29,5%. La Cina, voi pensate che sia solo un'operazione finanziaria? Non è esattamente così, perché a parte le dichiarazioni del presidente del Sunning Zhang Yidong, ha detto insomma noi renderemo l'Inter più forte e magnifica, so già la battuta, non ci vuole molto, vabbè, me la dico da solo. Però il problema è che il gruppo Sunning è un gruppo che opera nel commercio di elettrodomestici, ha 1700 negozi tra Cina, Giappone, Hong Kong, 13.000 dipendenti e fattura di oltre 18 miliardi di euro. Da solo fa un quinto di tutto il mercato dei prodotti elettronici cinesi. Ed è tra l'altro lui è l'uomo più ricco di Cina, Zhang Jindong, e scusatemi, il 28esimo uomo più ricco di Cina, ho sbagliato io, ma è il 403esimo posto al mondo con un patrimonio personale di 3 miliardi e 800 milioni di dollari. Sentiamo intanto Moratti sull'uscita sulla sua uscita definitiva dall'Inter e poi con Marco Bellinazzo ragioniamo del derby del dragone, fra un po' lo chiamiamo perché se fa l'operazione anche sul Milan faremo il derby del dragone. Comunque Moratti sulla sua uscita. Devo dire che io ho già venduto 3 anni fa, quindi questo è un passaggio definitivo, ma qualche cosa che completa qualche cosa che era già successa 3 anni fa. Soprattutto è interessante vedere quello che inizia, cioè inizia qualche cosa con un gruppo che mi sembra sempre conto del presente, ma con un gruppo molto forte che può essere veramente utile alla squadra insomma. Allora Marco Bellinazzo, buonasera del Sole 24 Ore. Buonasera. Nel frattempo stavo guardando, non c'entra niente con l'Inter e con il Milan, che Goldman Sachs ha diffuso le possibilità di vittoria per gli europei di calcio. Non siamo messi bene come Italia, eh? A noi ci danno almeno del 2% delle possibilità, o meno le stesse chance della Turchia, favorita la Francia con il 23%, Germania 20%, Spagna 13%, Gran Bretagna 10%, Portogallo più alto di noi all'8%. Goldman Sachs ha avuto un ruolo centrale tra l'altro in questa vicenda dell'Inter, perché era la società che ha ristrutturato il debito dell'Inter sì. E che di fronte diciamo agli insuccessi del Pioniere Azzurro ha poi cercato un partner e quel partner l'ha trovato in Suning. In realtà Suning voleva la maggioranza fin dall'inizio, Torino non voleva cedere e poi è stato Moratti un po' a sparigliare il tutto, perché aveva una clausola put che ha esercitato vendendo insomma la sua quota a Toir, che poi l'ha rivenduta a Suning, peraltro con una valorizzazione incredibile, nel senso che 3 anni fa la quotazione dell'Inter nell'operazione Toir Moratti era di 350 milioni e qui siamo oltre 700 milioni. Miracolo di Toir, miracolo dei cinesi, non so, forse la verità è a metà strada. Fatto sta che comincia una nuova era ed è il più grande investitore straniero che arriva nel calcio italiano, insomma, con una liquidità immensa. Tra l'altro faccio notare che la gestione Toira, al di là dei risultati calcistici, è stata deludente anche dal punto di vista finanziario, perché ha chiuso bilancio 2014-2015 negativo per 74 milioni. I dati a ottobre 2015 evidenziavano una perdita di oltre 140 milioni di euro per l'Inter. Però vorrei non concentrarmi in quest'ultima parte solo su Inter e Milan, perché in realtà la Cina, che ha l'obiettivo di ospitare i mondiali di calcio nel 2030, si è data questo obiettivo come fanno i cinesi, con i piani quinquennali di vecchia memoria. Allora non è che dicono vorremmo di no, dicono, ma bisogna che da qua al 2020 ci siano un certo numero di milioni di pulcini, esordienti e varie categorie. Hanno investito dal 2015 2 miliardi e 600 milioni di dollari in partecipazioni in varie società di calcio, tra cui Manchester City 400 milioni di dollari,
Atletico Madrid 52 milioni di dollari, Aston Villa 86 milioni di dollari, diritti TV di Infront, allenatori, calciatori, i club della Superliga cinese hanno speso più di Premier inglese e Liga spagnola l'anno scorso per gli acquisti nel calcio mercato, l'inverno scorso, 290 milioni di dollari. Quindi in questa logica, Marco, l'acquisto dell'Inter fa parte, se mi passi la battuta, di un piano quinquennale anche quello. Assolutamente, Sebastiano, ed è strettamente collegata. Ora agli amanti del calcio può sembrare un po', forse un po' esagerata come cosa, ma in realtà è così. Questo piano rientra in una strategia di soft power che la Cina sta mettendo in atto anche per combattere quella battaglia di cui spesso vi siete occupati, che riguarda il riconoscimento dello status di economia di mercato, che proprio insomma in quest'anno ha un elemento, una data fondamentale, e non a caso si sono intensificati gli investimenti esteri di aziende cinesi, non solo sul calcio ma in particolare sul calcio, perché il calcio permette chiaramente una sorta di accelerazione di questo processo, no? Di accreditamento in Occidente, cosa che hanno fatto prima i russi, poi gli sceicchi con il Paris Saint-Germain e City, ora è la volta dei cinesi, ed è una battaglia industriale che, sai bene, insomma, ha ben altro valore. Ma anche il calcio fa parte delle leve che il governo cinese sta utilizzando per vincere questa battaglia, che ha visto per esempio di recente il Parlamento europeo dichiararsi contro questa possibilità, cioè contro la possibilità che la Cina sia riconosciuta in automatico lo status come economia di mercato. Sì, soft power, teoria americana, dei politologi americani, vuol dire semplicemente che tu hai il hard power, il potere militare e il potere, diciamo, economico. Il potere più soft è quello che utilizza per esempio Hollywood per diffondere la cultura americana, le mode, le tendenze, la cultura in senso anche come cultura, diciamo, degli acquisti e degli elementi di fruizione culturale, per imporre un potere, un modello economico. Questa è la teoria del soft power. Non a caso, 30 secondi, Wanda, che è l'altra grande regista, no, di queste operazioni, è questa multinazionale di Pangili che ha comprato il 20% dell'Atletico Madrid, è diventato sponsor della FIFA fino al 2030, ha acquistato Infront, quindi chi detiene i diritti di intermediazione, ed ha comprato una parte essenziale degli studios americani, ed ha un progetto per creare i più grandi studios cinematografici al mondo. E quindi, diciamo, sempre più questo concetto di business legato al calcio come forma di entertainment, che vede protagonisti, insomma, di questa rivoluzione industriale applicata al calcio, da un lato gli Stati Uniti, dall'altro la Cina, con la vecchia Europa che ha i titoli, ha il blasone, ma ahimè non ha più le risorse economiche come per nobili, come battaglia. Nobili di una volta avevano i titoli di blasone, ma poi le figlie devono sposarsi con la media borghesia del commercio. Allora mi scrive un ascoltatore: e adesso forza Intel, e va bene, col Milan è più facile. Invece a chi mi scrive: sembravi intelligente, ora ti scopro nero azzurro, sei un co. Guardi, resto un co, però non tifo nero azzurro, per cui né tifo rosso nero, non si preoccupi, quindi resto quello che sono, ma non tifo né una né l'altra. Grazie Marco Bellinazzi, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.